Buongiorno, sono un po' di giorni che non ci vediamo, giusto per fare un rapidissimo aggiornamento sull'emergenza coronavirus nella nostra città. Attualmente i casi positivi Covid, cioè positivi al tampone, sono 27, di cui abbiamo avuto purtroppo 6 decessi. Tra l'altro, le persone che sono mancate sono persone estremamente conosciute nella nostra città. Questo ci fa capire quanto grave sia questa situazione. E un altro dato che ce lo fa capire è il numero delle persone in sorveglianza attiva, perché sono diverse decine. Sono tante, sono proprio tante, e la macchina che abbiamo messo in piedi per dar loro assistenza sta funzionando, nonostante ci siano così tante persone da assistere. Quindi ringrazio ancora una volta pubblicamente la Protezione Civile che sta facendo uno sforzo impressionante, pur con non tantissimi uomini e donne, che però si stanno sbattendo a mille per assistere tutte queste persone. Sempre relativamente alle persone in sorveglianza attiva, tra queste bisogna ricordare che ce ne sono alcuni che sono Covid positivi e che sono stati dimessi. Quindi su questo stiamo intervenendo perché prima o poi il periodo di isolamento dovrà finire ed è qui che stiamo utilizzando le mascherine che ci sono state donate dal signor Liu, il ristoratore delle 5 Frecce, le stiamo consegnando casa per casa alle persone che sono in sorveglianza attiva perché le mascherine chirurgiche non proteggono chi le indossa, proteggono gli altri per evitare che le emissioni di chi le indossa raggiungano gli altri e quindi per proteggere maggiormente chi incontreranno quando queste persone usciranno, le stiamo dotando di queste mascherine che non possiamo acquistare perché sono giunte senza certificazione e senza un indirizzo di un'azienda certa. Il comune non è come una famiglia, un'azienda che può comprare da chi vuole, ci sono delle procedure che devono essere seguite e quindi stiamo comunque cercando ancora una volta di cercare delle forme di approvvigionamento che però siano serie. Serie cosa vuol dire? Che ci siano tutte le certificazioni che sono richieste, quindi dal Ministero, che siano acquistabili quindi attraverso un sistema di tracciabilità che viene comunque richiesto ai comuni. E per questa prima donazione le stiamo dando appunto alle persone che sono in sorveglianza attiva e sono tante, tante famiglie, quindi abbiamo già distribuite qualche centinaio. Quindi finché le abbiamo andiamo avanti così. Sui dati sono questi, sulle altre novità avremo qualcosa da dire nei prossimi giorni relativamente all'ufficio anagrafe che dovrà ricevere un aggiustamento per quanto riguarda gli orari e quindi ve lo comunicherò. Ufficio anagrafe cosa vuol dire? Sostanzialmente in questo momento, visto che tutte le carte d'identità e tutti i documenti vanno validità fino al 31 di agosto, vuol dire specificatamente due cose: nascite e decessi. Le nascite abbiamo tempo 10 giorni per poterle registrare, i decessi invece vanno registrati entro 24 ore e per questo si può fare una prenotazione, ma su questo le pompe funebri sono già super collaudate, nei nostri numeri ci stiamo strutturando per fare questa cosa. Poi non ci sono altre cose importantissime da dire, quindi vi rimando alle prossime comunicazioni, però da più persone mi è stato comunicato che effettivamente non ci si vedeva da un po' e quindi ci tenevo ad aggiornarvi almeno sui numeri. I numeri che vi do, vi ricordo, sono gli unici ufficiali, sono quelli proprio delle persone di Besana che hanno avuto il tampone, che sono risultate positive e per cui abbiamo ricevuto dalla prefettura comunicazione. Purtroppo, sentendo ogni tanto alcune delle persone che sono in sorveglianza attiva e sentendo tutte le famiglie delle persone che sono mancate, mi si riporta troppe volte, l'utilizzo sbagliatissimo dei social e l'utilizzo sbagliatissimo anche di una
eccessiva morbosità nel richiedere quali persone sono mancate. Decidono le famiglie se dirlo, decidono le famiglie come dirlo. In questo momento comportiamoci da comunità responsabile rispettando il dolore degli altri. E non correte a scrivere su Facebook questo è morto, quell'altro è morto, perché è una cosa che mi fa rabbrividire e per chi sta esagerando ci riserviamo azioni di ogni tipo. Su questo voglio essere chiaro, ad alcuni l'ho già anticipato. Quindi per favore cerchiamo di essere responsabili e intelligenti di fronte a questa crisi. Poi se stiamo operando bene o male ci giudicherete fra 4 anni con le elezioni. Però per adesso il mio dovere, il nostro dovere è dare risposte tempestive. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Quindi buona giornata a tutti, al prossimo aggiornamento.